finita la partita a Trescore, dove Trescore ha battuto Iseo di 4 punti in una partita direi non bellissima, anzi direi abbastanza brutta, dove Iseo ha condotto per i primi 20 minuti abbastanza in controllo usando tutti i loro giocatori, noi facendo molta fatica. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piccola reazione che ci ha portato prima vicini e poi a superarli. Da lì abbiamo abbastanza comandato, hanno provato nell'ultimo quarto a fare qualche azione di difesa a zona, però abbiamo attaccata non benissimo, però segnando, e alla fine abbiamo finito punto a punto. E diciamo che in queste finali, voglio dire, poi la fortuna ovviamente svolge un gioco fondamentale, in questo caso siamo stati fortunati noi. Abbiamo perso una partita in volata come quella della settimana scorsa, abbiamo più o meno gli stessi rammarichi perché alcune situazioni nel finale sono state veramente molto poco chiare, come sabato scorso, come venerdì scorso, ma al di là di questo c'è da dire che Trescore ha fatto un secondo tempo coi fiocchi, andando anche in vantaggio di 9 punti. Poi noi siamo riusciti a recuperare con un parziale di 10-0 e siamo arrivati sopra di uno agli ultimi 3-4 possessi, e poi lì è successo che non hanno fischiato un fallo, secondo me chiarissimo, sotto il nostro canestro a 5 secondi dalla fine. Da sotto di uno avremmo avuto 2 tiri liberi, questo è costata sicuramente la partita, visto poi che poco prima era stato fischiato un tecnico molto banale che si poteva anche evitare di fischiare. Sono le stesse situazioni che sono capitate sabato scorso e quindi siamo ammaricati per questo. Al di là di questo fattore, c'è da dire che abbiamo giocato una partita poco brillante, segnando pochissimo dal campo e sbagliando parecchio anche sui tiri liberi, quindi sostanzialmente noi dobbiamo pensare a quello. Però in un momento di scarsa forma e di scarsa brillantezza direi che siamo anche un po' tartassati.